L'acciaio è indispensabile per la filiera italiana, per l'industria, per i settori utilizzatori d'acciaio, ma è necessario anche per la nostra vita. E io vedrei male un'Europa e un'Italia che in qualche modo perdessero l'acciaio. D'altronde, produrre acciaio in modo sostenibile è oggi, secondo me, la vera sfida del futuro ed è una sfida complessa e difficile da vincere. È un obiettivo ambizioso quello posto da Emanuele Morandi, presidente di Siderweb e amministratore delegato di Made in Steel, ma che si propone come un'opportunità imperdibile per l'Ilva di Taranto, ma anche per l'intero sistema Italia. L'adeguamento, il rinnovamento dei nostri impianti sono condizioni che si fanno sempre più obbligate, ma che permetterebbero alle nostre realtà siderurgiche di aumentare sensibilmente il proprio tasso tecnologico, nonché il valore effettivo. Ma cosa si intende per sostenibilità di un'impresa? Io produrre acciaio in modo sostenibile lo intendo da tre punti di vista. Sostenibile dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, perché c'è un indotto in termini occupazionali enorme al sud, e però ci deve essere una compatibilità e una sostenibilità anche dal punto di vista ambientale. Ecco, queste tre cose, dal mio punto di vista, non sono in contrasto l'una con l'altra. Eliminare quindi queste nocive conflittualità per far convergere tutte le energie in un progetto organico e ambizioso. Noi dovremmo riuscire a riportare l'Ilva competitiva attraverso un'innovazione fortissima di prodotto, un'innovazione di processo enorme, un'innovazione strategica enorme, ma l'ambiente da questo punto di vista potrebbe diventare la spinta e l'occasione per trasformare un vincolo, il vincolo ambientale, in una opportunità grandissima. Ambiente quindi dall'ambivalente valore semantico, ma come agire nell'immediato per risolvere o alleviare le numerose criticità legate all'inquinamento prodotto dall'Ilva? Lo abbiamo chiesto a Carlo Mapelli, docente di siderurgia al Politecnico di Milano e membro del comitato di indirizzo di Made in Steel. Barrieramento esterno è importante. Può darsi che sia necessario anche un barrieramento interno, intermedio. Per poter mettere bene le barriere è necessario fare eventualmente delle simulazioni fluidodinamiche per vedere i venti e le correnti d'aria come agiscono su queste collinette di materie prime che sono stoccate all'interno del parco minerario. Un'altra importante provvedimento è quello di bagnare bene il materiale più pulverulento. La soluzione di arrivare a coprire potrebbe essere riservata soltanto ad alcune sezioni, ad alcuni compartimenti del parco minerario. Quest'ultima soluzione si renderebbe indispensabile a Taranto a causa della vicinanza del mare e la presenza di forti venti, condizioni che rendono la situazione del polo pugliese di estrema specificità, sommata alla straordinaria dimensione dell'impianto e alla pesante eredità strutturale che il polo ha ricevuto dal passato. Rispetto all'attività di bagnatura dei cumuli di materiale minerario, dal 10 settembre passerà dagli attuali 14 turni di lavoro ai 21 turni, a sottolineare l'importanza già evidenziata dal docente di tale operazione. Gli accorgimenti proposti da Mapelli però aprono la strada ad una domanda di più ampio respiro. Si possono immaginare acciaierie verdi? È possibile realizzare un'acciaieria verde, che non vuol dire, anche se è un bello slogan, un'acciaieria a impatto ambientale zero. L'impatto ambientale zero non esiste, qualsiasi attività umana comporta un impatto ambientale, però sicuramente dobbiamo limitare. Esempi di acciaierie a bassissimo impatto ambientale ne abbiamo anche in Italia. Sicuramente oggi esistono tecnologie che consentono la compatibilità di impianti siderurgici con le esigenze di benessere giuste dei cittadini che vivono in prossimità, magari non troppo in prossimità dell'impianto. I provvedimenti della magistratura e le indagini in corso però mettono all'orizzonte la possibilità che l'Ilva veda una parte davvero significativa della propria produzione venire meno. Una porzione, quella sotto esame, che se spenta, come spiega Mapelli, fermerebbe anche tutte le lavorazioni a valle, bloccando di fatto l'intero impianto.
Ma cosa comporterebbe realmente lo spegnimento dell'alto forno? Quali sono i tempi e i rischi? Quanto ai tempi di fermata, tutto dipende dall'età dell'alto forno. Un alto forno generalmente deve essere fermato lentamente, quindi nel giro di 2-3 settimane, per evitare rischi di frattura nella muratura refrattaria e il crollo dell'alto forno. Non bisogna intenderci su cosa si intende per riaccensione o riattivazione dell'alto forno. Ora, se nel giro di 3 settimane l'alto forno comincia a ridare ghisa, a spillare timidamente della ghisa, non è però che questo alto forno sta tornando a lavorare sui suoi livelli ottimali. Per arrivare a quei livelli ottimali servono dei tempi che sono dell'ordine dei mesi. Se l'alto forno è nuovo, ci si può spingere ad accelerare questo processo, in 2 mesi e mezzo, 3 mesi terminarlo. Mediamente un forno che ha già lavorato necessita di 6-8 mesi per ritornare a regime corretto. Tempistiche che non possono risultare adeguate alla sopravvivenza dell'azienda, ai ritmi imposti dai mercati e dai competitors, che vanno a sommarsi agli investimenti tanto tecnologici quanto ambientali a cui è chiamata la realtà siderurgica pugliese. Aspetto questo che va a completare un quadro non roseo dello stato di salute dell'Ilva, come sottolinea il responsabile dell'ufficio studi di Siderweb e membro del comitato di indirizzo di Made in Steel, Gianfranco Tosini. Quanto ha prodotto la gestione industriale negli ultimi 20 anni, 25, cioè da quando Riva, il gruppo Riva ha rilevato l'Ilva? Se andiamo a vedere i risultati dal 1995 a oggi, la gestione industriale, lorda ovviamente, non è netta, ha dato circa 2 miliardi di utili, che ovviamente sono stati anche reinvestiti. Se è vero che Riva ha reinvestito 4 miliardi, vuol dire che quello che gli ha dato la gestione industriale è stata abbondantemente reinvestita. Dopo è discutibile, di questi 4 miliardi uno è andato nell'ambiente, però è altrettanto vero che lui ha investito 3 miliardi nell'ammodernamento di impianti, sollecitato da una concorrenza che è esasperata. Se prendiamo questi risultati e li spacchiamo in due momenti distinti, cioè il grosso degli utili sono stati fatti nel periodo pre-crisi. Invece negli ultimi 5 anni la gestione industriale dell'acciaieria è nettamente in perdita. Quindi questo deve far riflettere, cioè prima della crisi del 2007 esisteva un tipo di mercato che non è detto che si ripeterà una volta che siamo usciti dalla crisi, anzi non si ripeterà assolutamente, perché il mercato europeo ha ammesso che crescerà molto poco, ed è quello che praticamente ha favorito l'Ilva tra il 95 e gli anni 2000, i primi anni 2000. Da 2007 in poi il mondo è cambiato, cioè la grossa crescita dei consumi nei paesi asiatici, dove gli operatori sono aumentati e le capacità produttive sono aumentate. Quindi pensare di esportare sempre più prodotti in Asia credo sia impossibile anche per l'Ilva, anche se migliora la qualità, perché ripeto, i competitori là sono molto agguerriti e le capacità produttive sono aumentate a dismisura. Se questo è vero, vuol dire che i margini per fare investimenti si assottigliano, e qui sarà un problema di scelta, gli spazi che ho, cioè i margini che ho, dove li metto? Nel miglioramento della qualità del prodotto o nel problema della salvaguardia ambientale? Un groviglio dalla quale risulta davvero difficile districarsi e che fa calare ombre minacciose sul futuro dell'Ilva. Ma perché, sempre attraverso le parole di Tosini, il polo siderurgico va salvato? Cosa significa l'Ilva per la nostra economia? Se abbiamo un buco dal punto di vista import-export in Italia, proprio sui prodotti piani, non sui prodotti lunghi. Sui prodotti lunghi siamo autosufficienti, e sui piani dove non siamo autosufficienti, e guarda caso è qui che l'Ilva dà il suo contributo. Se non avessimo neanche questo, saremmo dipendenti per quanto riguarda i piani, quindi avremmo in difficoltà i tubifici che utilizzano il coil, carpenterie che usano le lamiere, nel senso che dipenderebbero tutto dall'esterno. Anche per questo motivo un impianto del genere va salvaguardato, perché ha un ruolo veramente decisivo. E come far uscire l'Ilva da questa situazione? Come effettuare il salvataggio è estremamente, ripeto, complicato dal punto di vista finanziario. Quello che vedo critico in questo momento qua
è la finanza, cioè chi mette i soldi, che sono parecchi, dove dobbiamo aggredire due fronti in contemporanea. Per cui vedo praticamente difficile rendere compatibile la chiusura dell'impianto o il rallentamento della produzione con l'investimento. Cioè bisogna trovare il modo che l'impianto funzioni a quasi a regime per mettere nella condizione di produrre l'utili o il reddito per affrontare i due corni degli investimenti, altrimenti no, non riesco a capire, o qualcuno sussidia dall'esterno, vabbè, allora un altro paio di maniche, ma dal punto di vista strettamente economico la vedo una strada molto molto difficile.